Sfuma ormai del tutto il progetto Salentino del Terzo Polo. Presentata tempo fa dai big a Lecce in pompa magna, l'idea di unire le forze e presentarsi agli elettori come l'alternativa sia alla destra che alla sinistra è già svanita nel nulla. Oggi Futuro Libertà ufficializza la sua adesione alla coalizione che porta dritto alle amministrative la candidatura a sindaco di Paolo Perrone, con accanto il PDL, APL e ormai anche Io Sud di Adriana Poliborghese. Il partito di Fini riconosce il flop. Uno strumento, questa alleanza, attraverso la quale io credo che si possa realizzare quella politica che noi volevamo realizzare con il Terzo Polo e che per responsabilità non di Futuro e Libertà non è stato possibile fare. Quindi noi abbiamo preteso e ottenuto dal PDL, malgrado PDL sia il più grande partito della costituenda coalizione, abbiamo preteso e ottenuto, dicevo, una parità di dignità politica e quindi siamo nelle condizioni di poter dire che il nostro modo di vedere, i nostri valori, il nostro programma troverà all'interno della coalizione il massimo rilievo possibile. Cerca di giocare tutte le carte. Il neo coordinatore del PDL Antonio Gabellone si dedica alle ultime avance nei confronti dell'UDC, nonostante il partito di Cesa nel Salento abbia già annunciato la presentazione ufficiale del suo uomo. Prendiamo atto di un importante risultato raggiunto. Futuro e Libertà nella coalizione di centrodestra con pari dignità, pronti ad andare al voto, convinti di poter avere un risultato, di poter riconquistare Lecce. E lo facciamo in compagnia, in buona compagnia, per il Movimento Regione Salento, FLI, e mi auguro nelle prossime ore, si sta lavorando per questo, diciamo con buon ottimismo, anche con Io Sud. Per completare il disegno complessivo da cui siamo usciti in termini di intenzioni dal primo congresso provinciale, mancherebbe l'UDC. All'UDC noi, pur prendendo atto delle dichiarazioni rilasciate dall'onorevole Ruggeri, riteniamo che ci possono essere margini per esplorare e quindi condurre ogni utile tentativo nella convinzione che sia fisiologico e naturale che l'UDC insieme a tutto il centrodestra potesse portare avanti la bandiera, i progetti, i programmi del moderatismo, del popolarismo europeo, iniziando da Lecce, dal Salento e dalla Puglia.